Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei libri dell'avvento. Il video di oggi è un libri versus film, anche se in realtà questa tipologia di video potrebbe essere anche un film versus libri, perché in alcuni casi vi parlerò anche di film tipici natalizi dai quali è stato successivamente tratto anche un libro. Avevo fatto questo genere di video anche nei libri dell'avvento di 2 anni fa, quindi chiaramente quest'anno ho dovuto escludere i grandi classici di cui avevo già parlato per trovare qualcosa di un po' più particolare. Nel video di oggi vi parlo di uno che è diventato veramente un grande classico e che tutti voi conoscerete, e sto parlando di The Nightmare Before Christmas. The Nightmare Before Christmas è un film d'animazione ideato da Tim Burton con la regia di Henry Selick, che uscì in America nel 1993 e nel 1994 in Italia. L'idea di questo film d'animazione venne a Tim Burton durante un anno, insomma, in cui vide una vetrina in cui il negoziante stava togliendo le decorazioni di Halloween per fare spazio a quelle natalizie, ed è così che venne a Tim Burton l'idea, diciamo l'idea primordiale che stava alla base di The Nightmare Before Christmas. All'inizio scrisse una poesia illustrata su questa storia che presentò alla Disney, dove lavorava in quel periodo. Purtroppo però la Disney non approvò e non portò avanti quel progetto perché secondo loro aveva delle tinte un po' troppo dark. Successivamente poi Tim Burton è diventato famoso, enormemente famoso, per film come Batman il Ritorno o Edward Mani di Forbice. Quindi da lì la Disney tornò un po' sui suoi passi e quindi accettò di portare avanti questo progetto di Tim Burton chiamato appunto The Nightmare Before Christmas. Tim Burton, come detto, poi affidò la regia a Henry Selick. La storia di cosa parla? La conoscete tutti, siamo nel paese di Halloween, un paese che vive interamente intorno alla serata di Halloween che prepara durante tutto l'anno. Il re delle zucche è Jack Skeleton, uno scheletro alto oltre 2 metri, che però non è più felice nel suo mondo, nel mondo di Halloween. È come se la sua esistenza fosse incompleta e non riuscisse a trovare un po' di tranquillità. Un giorno, passeggiando nel bosco, scopre un passaggio segreto all'interno di un albero e quindi entra all'interno di questo mondo dove invece regna il Natale. Quindi scopre l'atmosfera natalizia, la gioia natalizia, e pensa che quella possa essere effettivamente la soluzione per ritrovare la felicità. Torna quindi nel suo paese e comincia a convincere i propri compaesani a deviare per un attimo dalla strada, insomma, che li vedeva festeggiare tutto l'anno, preparare tutto l'anno la festa di Halloween, per concentrarsi appunto su questa nuova festività così affascinante che era il Natale. Ovviamente Jack Skeleton dovrà affrontare diversi ostacoli per portare a termine per poter raggiungere, ecco, diciamo, questo suo sogno, perché gli abitanti di Halloween riescono difficilmente a comprendere l'atmosfera, comunque i sentimenti e il vero significato del Natale, essendo chiaramente nati nel paese di Halloween ed essendo quindi inesorabilmente legati alla festività di Halloween. Questo film d'animazione è stato realizzato in stop motion, questo significa che ci sono dei pupazzi che sono stati mossi dagli animatori fotogramma per fotogramma, poi sono stati messi appunto tutti insieme e è il cartone animato, quindi il film d'animazione che noi vediamo. È questo chiaramente non solo un classico di Halloween, ma come detto è diventato anche un classico natalizio. È un film d'animazione che ha generato poi una serie di altre cose, come possono essere gadget, come può essere lo stile di disegno che viene da quel momento ricollegato sempre a Tim Burton. Ne è stato fatto un manga e ha avuto diverse nomination e ha vinto diversi premi come miglior colonna sonora, quindi per le musiche, la regia e l'animazione. Parliamo adesso del libro. Tim Burton ha infatti pubblicato nel 2007 la versione illustrata, quindi un libro di The Nightmare Before Christmas. Quindi il libro è stato scritto e illustrato interamente da Tim Burton e ripropone su carta quello stile che ormai è diventato un'icona.
È difficile trovare questo libro in italiano, se lo trovo comunque vi lascio il link, sicuramente è disponibile in inglese. Credo comunque valga la pena avere questo libro perché sicuramente l'inglese non sarà difficile, dato che i veri protagonisti sono i disegni in questo libro. È una storia che si adatta perfettamente a adulti e bambini, e avere le tavole realizzate da Tim Burton sicuramente è una cosa che arricchirà la nostra libreria. Bene ragazzi, questo è il libro barra film natalizio del quale volevo parlarvi oggi, e noi ci vediamo domani con un altro video dei libri dell'avvento. Ciao!